gli alunni di una mia terza media, tra parentesi, non mi voglio vantare, ma io sono uno dei pochi insegnanti che faceva leggere e imparare i sonetti di Belli in terza media. Se voi pensate che fino all'università io non ho conosciuto Belli perché nessuno me ne aveva parlato, magari non l'ho cercato, però vediamo il difetto della scuola, in quel senso. E una ragazzina fece così, è quello che dà. Questo sonetto, nell'ultimo verso, negli ultimi due versi, ha 7-8 R che danno il senso del brividire, di sentire il sasso che spacca la testa. Quindi la musicalità, la letterazione, la forza, la potenza della. Questa è grande poesia. Non è soltanto raccontare, fare le voci, cioè, è grande poesia. Allora, in questa Roma, dove abbiamo cominciato a capire che avvengono, insomma, contraddizioni enormi, facciamo una riflessione sul potere. E il potere, caro Don Giovanni mio, all'epoca ce l'avevano i preti. Adesso non più, come è noto. Ma all'epoca ce l'avevano i preti. Ed era istituzionale, il Santo Padre era capo, stiamo a parlare di un sacco d'anni. E nella gestione del potere, i preti avevano delle meravigliose abilità. Adesso sentiamo un confessore e una signora che si confessa. Sentire dell'abilità di Belli è un mimo assoluto. Il confessore parla l'italiano, giustamente, e la romana parla il romanesco. Quindi c'è un bilinguismo forte, diciamo. Padre, Dite il confiteor. l'ho detto. L'atto di costrizione? Già l'ho fatto. Avanti dunque. Ho detto cazzo matto a mio marito e io ho alzato un grossetto. E poi? Per una pila che mi rompe il gatto, gli disse fuor de me, sì maledetto! È creatura de C'è altro? Dio. Tratto un giovenotto e cesoita a letto. E lì cosa è successo? Un po' di tutto. Cioè, sempre mi immagino per dritto. Puro al riverso. Oh, che peccato brutto! Dunque, in causa di questo giovanotto, tornate, figlia, col cuore infranto, trafitto, domani a casa mia, verso le 8.